Noi recitiamo un testo del 1500, scritto da Monsignor Giuliano Dati. È un testo molto prezioso perché dalle ricerche che abbiamo fatto possiamo capire che risalgono proprio agli albori della letteratura italiana. In effetti certe sestine sembra che derivano addirittura dalle lodi di Jacopone da Todi. È chiaro che è un testo che rispecchia l'epoca del 1500, quindi è parecchio antisemita, noi quindi abbiamo portato certe correzioni in maniera di renderlo più attuale, però abbiamo mantenuto comunque la struttura del testo antico. Ma il testo dei bambini è rimasto il testo che recitiamo noi quasi per un volere loro. E per loro recitare il nostro testo è un motivo di orgoglio, perché riescono a dimostrare ad un certo punto, nella loro ingenuità, nella loro naturalezza, che riescono comunque a fare grande la loro passione. La passione dei bambini nel nostro paese parte come un gioco. È un gioco estivo, è il gioco dell'anno della passione, dell'edizione della passione. Prima di tutto perché in molte famiglie ci sono genitori, nonni, zii, parenti che hanno interpretato e continuano a interpretare o a comunque far parte della passione. E loro quindi, come noi siamo abituati a dire, crescono a pane e passione. Questo diventa per loro una cosa quasi naturale. Quello che loro fanno è esattamente interpretare il nostro testo, così com'è, senza tagli, senza riduzioni e soprattutto con la stessa colonna sonora, con la stessa scenografia, nello stesso ambito nostro. L'unica cosa che forse si accorcia un pochino è il tempo, perché loro non hanno tempi morti, anzi a volte siamo noi che dobbiamo rallentarli e questo per noi è la garanzia del futuro della nostra passione. Il fatto stesso che duri e vada avanti da 200 anni, questa tradizione forse ha un perché anche in questo fenomeno, in questo fatto, diciamo. Addirittura dal 1914 noi abbiamo delle testimonianze storiche e documentate della rappresentazione della passione dei bambini fatta come gioco nei cortili del nostro paese. E questo quindi può essere una prova in più, una testimonianza in più che si sta legando proprio il passato col presente e col futuro. Ma tutti questi spettatori che arrivano a Sordevolo in queste ultime edizioni, che arrivano dall'America, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, hanno dato uno slancio in più alla passione. Anche per la nostra comunità è stata un'opportunità di far conoscere il nostro paese, la nostra rappresentazione e tutto quello che può offrire la Valle Elvo, il territorio biellese, che per anni è stato un po' nascosto. Quindi credo proprio che far conoscere al mondo questa nostra piccola realtà di questo paesino ai confini con la Val d'Aosta, ma un po' in montagna, sia una delle cose più importanti che ci sono successe negli ultimi anni. Il nostro spettacolo, sì, noi recitiamo la Passione di Cristo, però è in forma di teatro popolare, quindi noi abbiamo cercato in questi anni di far teatro, proprio veramente teatro e spettacolo di teatro popolare. Qui a Sordevolo la gente viene perché è uno spettacolo dinamico, svolto con una scenografia creata ad hoc in un anfiteatro al coperto con 4.000 metri quadrati, 2.400 posti a sedere, quindi lo spettacolo garantito anche in caso di maltempo. E poi non è una cosa noiosa, ma una cosa veramente dinamica, accattivante, che porta anche i molti giovani rispetto a quello che potrebbe essere il target di uno spettacolo del genere. Ma per Sordevolo il teatro è veramente un momento di vita collettiva. Quando durante il periodo della Passione si passeggia per Sordevolo e si sente ciao Cristo, ciao Madonna, ciao Giuda, è perché si vive in quel momento lì. Noi probabilmente quando arriviamo in anfiteatro è il momento più alto di questa unione di tutto il paese.